Ciao ragazzi, oggi vi racconto di un'applicazione bellissima. Io questa la uso già sul mio iPhone, anche se non ho i tasti che non funzionano per una questione di comodità mia. Quando ho visto che era disponibile nel Google Play, nel Play Store, pardon, ho detto me la installo anche su Android. Allora, l'assistive touch che cos'è? È una cosa che Apple mette a disposizione ai suoi utenti quando hanno problemi con i tasti. Ok, può capitare che col tempo certi tasti non funzionano più. Poi la si può usare, io la uso quotidianamente per comodità mia. Ho visto che nel Play Store c'era disponibile un'applicazione che ti dava la stessa funzione. E me la sono scaricata. Questo che vedete che sto muovendo adesso è l'Assistive Touch. L'Assistive Touch che cos'è? Permette di bloccare lo schermo, di passare accedere al Wi-Fi, Bluetooth, la rotazione automatica, volume su, volume giù, mettere in modalità aerea e usare le mappe, usare il flash. E bloccare lo schermo, passare ai favoriti e usarlo come tasto home, quindi come tasto centrale per chiudere le applicazioni. Io è una cosa che, ripeto, è una cosa che trovo molto comoda e che uso tantissimo sull'iPhone. Visto che mi piaceva, ho deciso di, è una cosa che mi piace, ho deciso di mettermela anche sul dispositivo Android, visto che esiste, è gratis, perché non metterla? È comoda. Niente, se volete provarla è una bellissima applicazione. Scrivete Assistive Touch, come nella scritta che vedete scorrere sotto, su Play Store e avrete anche voi questa pratica e funzionale opzione. Ok? Ciao!